Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Nel video di oggi testeremo insieme per la prima volta il kit di pennelli Spectrum per Katie Jane Hughes, composto da 25 pennelli per il trucco viso e occhi. Sapete che ho messo le mie mani su questo kit da pochissimo e avevo pensato che potesse essere un'idea carina utilizzarlo con voi per la prima volta. Mi avete detto sì, assolutamente provalo, incuriosisce un sacco anche noi, e quindi eccoci qua per testarlo insieme. Vi dirò che cosa ne penso, tutte le mie prime impressioni, e vedrete come ho realizzato questo make-up, utilizzando tra l'altro prodotti che adoro alla follia. Spero che il video vi piaccia. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto, mi raccomando, e venitemi a trovare anche sul mio profilo Instagram, Giovanna Lovison. Star dello show, come dicevamo, è il kit completo di 25 pennelli di Spectrum in collaborazione con la make-up artist Katie Jane Hughes. Come vedete, sono ancora nuovi, intonsi, intoccati bianchissimi, ma li ho già studiati per bene, li ho già osservati e vi lascio qui in sovraimpressione delle immagini dove potrete vederli nel dettaglio e più da vicino. Il set vi arriva con questo contenitore portapennelli con la chiusura qui che si chiude con i bottoni automatici, e questo è sia comodissimo per viaggiare perché li protegge, li tiene al sicuro senza prendere polvere, ma potete anche rendere il kit diviso a metà come due portapennelli, magari dividere i pennelli viso da quelli occhi. In più c'è anche questo panno in microfibra che potete utilizzare per come base d'appoggio sul tavolo da trucco quando vi truccate, per appoggiare i pennelli oppure anche per pulirli. Come vi dicevo nel mio ultimo video, nel quale vi presentavo questo set, ve lo linko qui nel caso ve lo foste perso, questo set di pennelli mi ha incuriosito tantissimo dall'inizio, da quasi un anno ormai, da quando è uscito, perché intanto mi piace molto lei come artista, quindi come makeup artist, e quindi ammiro i suoi lavori, ma anche e soprattutto perché i pennelli qui contenuti hanno delle dimensioni un po' più piccole rispetto ai soliti pennelli che si trovano in giro, e li rendono perfetti per essere utilizzati su chi ha un viso un po' più piccolo, o comunque chi non vuole sfumature che diventino troppo ampie, vuole essere un po' più preciso, e soprattutto per chi ha gli occhi piccoli o come me la palpebra cadente, insomma l'occhio incappucciato, e non ha molto spazio per lavorare. E anche qui di nuovo, pennelli troppo grandi rischiano di creare un disagio perché non vi permettono di lavorare i pigmenti bene. Il video che vedrete è in collaborazione con Look Fantastic, il che vuol dire semplicemente che sia il set di pennelli che ho chiesto di provare io personalmente, sia tutti gli altri prodotti che utilizzerò in questo video sono acquistabili su Look Fantastic. Ve li linko sempre tutti qui sotto nell'info box, e vi ricordo che potete utilizzare il mio codice sconto non affiliato, che è GiovannaLF, che vi fa risparmiare un bel po' di soldini, circa il 20% su quasi tutti i prodotti. Cominciamo perché abbiamo un sacco di cose da provare. Inizio con il primer, utilizzo il Pure Canvas Primer nella versione Perfecting di Laura Mercier. Lo sto usando da diverse settimane ormai, mi piace tantissimo, leggero, sottile, dà una bella base di idratazione, aiuta il make up a scorrere o comunque essere applicato meglio, e in più lo aiuta a durare per tutta la giornata. Per quanto riguarda il fondotinta, utilizziamo il Light Reflecting Foundation di NARS. Io ce l'ho nella tonalità L5 Fiji, light to medium, sottotono dorato, perfetto per me per l'inverno, ed è qui che iniziamo a utilizzare i pennelli. Una cosa che non vi ho detto, ma che mi piace molto di questo set, è che i pennelli non sono nominati ma sono numerati da 1 a 24. Si tratta di 25 pezzi per quanto riguarda i pennelli, ma vanno dall'1 al 24 perché di un pennello, questo qui, lo 08, ce ne sono due, perché è il preferito di Katie, ne ha voluti inserire due perché è un pennello che può essere utilizzato in un sacco di modi diversi. Quindi, dicevo, utilizzando il sistema numerico per indicare i pennelli, non avete nessun nome che vi guida nel loro utilizzo, o meglio, nessun nome che vi vincola nel loro utilizzo, perché molto spesso, psicologicamente, leggendo blush brush, bronzer brush, crease brush, cose del genere, tendiamo a utilizzare quel pennello solo per quello scopo. In realtà, in base al prodotto che utilizziamo, alla tecnica, al risultato che vogliamo ottenere e anche ai volumi del nostro viso,
un pennello può essere utilizzato in molti modi diversi, non ci sono regole, regole scritte, regole perentorie, quindi questo devo dire mi piace molto. Il pennello che voglio utilizzare per il fondotinta è il numero 06, un pennello a lingua di gatto. Io non sono solita usare questo tipo di pennelli per il fondotinta, dico la verità, però voglio provare perché in molti lo fanno e voglio capire, insomma, ora che ne ho l'occasione, com'è l'applicazione del fondotinta con questa tipologia di pennelli. Vado a prelevare il prodotto direttamente con il mio pennello e inizio a lavorarlo sul mio viso. Quello che so di per certo dell'applicazione dei fondotinta con pennelli di questo tipo è il fatto che si evita, diciamo, la frizione meccanica, lo strofinamento in superficie di un pennello come il Buffing Brush, che è quello che io utilizzo di solito, che venendo utilizzato a movimenti circolari può andare ad aggravare o comunque a rendere più difficoltosa l'applicazione dei fondotinta su chi ha una pelle secca, arida o screpolata, perché quello che succede è il sollevamento delle zone screpolate della pelle, delle pellicine, e quindi si rischia di creare un casino, si rende le zone aride molto più visibili, il pigmento va a finire sotto le screpolature con accumuli di prodotto, quindi insomma non è mai una cosa piacevole. Quindi se voi avete questo tipo di problemi, utilizzare un pennello a lingua di gatto può essere la scelta migliore, infatti viene spesso utilizzato anche su chi alla pelle matura, perché tendenzialmente le pelli mature tendono anche a essere più secche e patire appunto le screpolature. Boh. Forse ci ho messo qualche secondo in più rispetto a quanto ci avrei messo con un Buffing Brush, questo sicuramente, però devo dire che l'effetto è molto molto bello. Trascino un po' il prodotto anche qui, giusto per non creare stacchi. Non so perché, ma ho sempre pensato che fosse scomodo un pennello come questi, invece non mi pare proprio. Non ho striature, spero che riusciate a vedere, non ho striature e il prodotto mi sembra diffuso molto molto bene, non si vedono zone aride, ma niente niente male, sicuramente approvato. E poi la dimensione è abbastanza piccola, secondo me lo rende perfetto anche per la zona del contorno occhi. Per quanto riguarda appunto la zona del contorno occhi, utilizzo il correttore NARS Radiant Creamy Concealer nella tonalità caffè con lecce e lo vado ad applicare direttamente con lo scovolino in questa zona qui, metto un po' anche qua, e utilizzo un pennello come questo, lo 08, quello che menzionavamo prima, quello che Katie dice essere utilizzabile per un sacco di cose diverse, dall'applicazione della cipria con precisione alla sfumatura ampia dell'ombretto, illuminante, insomma un po' quello che volete, e oggi lo utilizziamo per andare a sfumare il correttore. Questi pennelli sono sicuramente belli morbidi, cioè quando li sentite, li toccate, hanno veramente una morbidezza incredibile, però una volta utilizzati sul viso si sente che hanno sia la morbidezza delle setole, ovviamente, perché non pungono, non graffiano, e lo sto notando in questa zona del contorno occhi che, essendo molto sensibile, spesso mi dà fastidio applicare correttori con i pennelli, sono sincera, perché mi pizzicano gli occhi, mi fanno anche lacrimare, però si sente anche che oltre alla morbidezza hanno, diciamo, una sorta di forza, di rigidità o comunque di setole più fitte alla base, che permettono davvero di lavorare bene il prodotto. Quando i pennelli comunque sono troppo morbidi, soprattutto quando dobbiamo utilizzare delle creme, non delle polveri o prodotti per la base, potrebbero essere, insomma, caratteristiche non da apprezzare. Niente male, mi sembra anche che abbia illuminato molto bene, cioè che abbia mantenuto il pigmento del correttore alla coprenza media che caratterizza il correttore NARS. Tante volte mi sembra che con il pennello si perda tanto la coprenza del prodotto rispetto alla spugnetta.
Niente male. Per applicare la cipria, io ho qui la Bytery Hyaluronic Hydra Powder nella tonalità numero 001. 0, colorless, quindi quella traslucida. Utilizzo questo pennello qui, che è il numero 03. Non so se vedete, ma è un pennello duo fibre. Vedete che la base è un pochettino più... Le setole alla base sono, diciamo, color latte, sopra è un bianco più... un po' più ottico, ecco, è un delicato pennello duo fibre. Lo voglio utilizzare per la cipria perché il duo fibre di solito applica poco prodotto, insomma permette un'applicazione leggera delle formule che andiamo a prelevare. Quindi ne applico un po' e utilizzo la cipria soltanto qui, nella zona centrale del viso e anche sulla zona del contorno occhi. È un po' più grande dei pennelli che utilizzo di solito per le ciprie, ma devo dire che rimane comunque piccolino e sicuramente ottimo anche a livello di precisione. Poi potrei usare anche un altro 08, potrei utilizzare anche lo 02 volendo. Se preferite pennelli più ampi ci sono anche lo 04 o lo 05 che sono angolati ma possono ugualmente essere utilizzati per le polveri. Oppure secondo me se avete la pelle mista o grassa, vi piace proprio l'effetto matte, applicare la cipria in quantità più abbondanti, lo 01 è perfetto perché vi permette insomma un'applicazione più abbondante e più rapida. Con lo 01 invece utilizziamo il bronzer, questo è il Butter Bronzer di Physicians Formula. Lo vado a prelevare con questo bel pennellone morbido e affusolato e andiamo a applicare e sfumare il bronzer sul viso. Finalmente un bel pennello affusolato, ma non troppo grande, non di quelli che quando premiamo sul viso diventano grandi così e vi ritrovate con la faccia tutta marrone di bronzer. E sicuramente ottima dimensione. Sono tantissimi pennelli da bronzer che per me sono troppo grandi, per quello mi vedete sempre utilizzare i soliti due perché sono quelli con cui mi trovo bene. Ho anche un pennello da bronzer molto grande che mi piace utilizzare d'estate quando sono più abbronzata, quindi uso il bronzer davvero per dare una bella spolverata generale su tutto il viso, ma d'inverno mi piace essere più precisa e devo dire che non è facile trovare pennelli di questa dimensione con questa forma. Questo è il bronzer. Per quanto riguarda il blush invece utilizziamo questo, lo 05 angolato. Prendo questo blush di MAC che è Melba, che è uno dei miei blush preferiti della storia, lo uso da secoli, 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 mi piace sempre tantissimo. Vado a prendere un po' di prodotto con la parte angolata e lo applico così sulle guance. Voglio usare il pennello angolato per curiosità, perché io non mi sono mai trovata molto bene, anzi non mi sono mai trovata bene affatto ad applicare il blush con i pennelli angolati, infatti non me li avete mai visti utilizzare. Però questo è più lungo e flessibile rispetto ai soliti, vedete che è più lungo rispetto ai soliti angolati, è più morbido e ampio. E devo dire che ho applicato il blush a meraviglia. Ho voluto utilizzare Melba di MAC perché è uno dei miei blush preferiti della vita, cioè lo uso da 15 anni mi verrebbe da dire, e lo conosco bene, per quello volevo vedere come si comportava con un pennello angolato. Niente male, io di solito col blush vado giù, non dico pesante, però insomma ho un viso piccolo, i pennelli sono sempre grandini e quindi mi trovo sempre con la guancia tutta colorata e mi piace l'effetto del insomma intenso del blush, però questo mi permette un'applicazione che mi sembra molto più controllata rispetto al mio solito. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo notate anche voi. Adesso mi mangio le mani perché ci ho messo tipo più di un anno a decidermi a testare questi maledetti pennelli. 02, questo qui, voglio utilizzarlo per l'illuminante, lo voglio un po' più ampio perché l'illuminante che utilizzeremo, che è
Soft and Gentle di MAC, classico, cult, favoloso, secondo me rende al meglio con pennelli un po' più grandi che non pennelli piccoli. Prendo il prodotto, voilà, e andiamo ad applicarlo qui. Passano gli anni e Soft and Gentle rimane uno dei migliori illuminanti anche dopo tutto questo tempo. Soft and Gentle è stato il mio primissimo illuminante della vita. Primissimo, il primo che abbia comprato mai in vita mia, e ancora mi piace. Abbiamo fatto passi da giganti per il make-up sotto tanti punti di vista, ma lui rimane un prodotto, secondo me, non dico insuperabile, ma imbattuto sotto tantissimi punti di vista. Per quanto riguarda le sopracciglia, abbiamo questo pennello qui nella gamma di Katy Jane, che è il numero 23, che ha da una parte un microscopico pennello angolato e dall'altra uno scovolino. Io non ho delle pomade, delle pomate per sopracciglia, che sarebbero il prodotto adatto ad essere utilizzato con questo pennello, ma ho una sorta di pomade in stick. Si tratta del Maybelline Tattoo Brow Lift Stick nella tonalità, il mio è Black Brown, sì, 05 Black Brown, che è, come dicevo, praticamente una pomata in stick. Quindi voglio prelevare questo prodotto con il pennello e applicarlo direttamente sulle sopracciglia per vedere un po', per testare un po' anche questo pennellino qui. Vediamo un po' come va. Non è un prodotto, quello di Maybelline, non è un prodotto pigmentatissimo come una pomade vera e propria, perché è pensato per essere utilizzato a stick, quindi ovviamente non abbiamo l'intensità della Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills, per carità. Però volevo capire a livello di resistenza, di forza del pennellino. Mi piace che sia un po' più piccolo del normale, perché riuscite a fare, secondo me, dei tratti più, più naturali. Pettiniamo un po' le sopracciglia. Gel fissante trasparente Brow Set di MAC. E siamo a posto. Per quanto riguarda gli occhi, utilizzo il Paint Pot Groundwork. Lo amo, lo adoro per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Utilizzo il pennello 11, che è un pennello molto simile al 217 di MAC, per capirci, ed è il pennello da sfumatura per gli occhi più grande che c'è, perché l'altro è questo, quindi per capirci di dimensioni siamo sulla dimensione media sicuramente. Prendo il mio Paint Pot e lo vado ad applicare come una sorta di base su tutta la palpebra. Questo colore è pazzesco, io lo adoro. 2-3 tergicristallate di pennello e il prodotto è applicato e sfumato. Io ripeto l'operazione anche dall'altro lato. Qualcuno obietterà dicendo: ma non si vede neanche, sembra soltanto un'ombra. Mi piace per quello, mi piace proprio per quello. Di giorno da solo e di sera potete intensificarlo, stratificarlo con ciò che volete. Noi oggi, ottimo pennello da sfumatura per gli ombretti in crema, ha funzionato perfettamente, cosa che mi rende molto felice, perché sono sempre in cerca di pennelli per gli ombretti in crema, non sono facilissimi da trovare. E poi voglio giocare un po' di più su questo look utilizzando intanto la NYX Glitter No Glue, il NYX Glitter Primer, che è il primer per ombretti brillanti. Ne prendo una puntina, piccina picciò, e la vado ad applicare soltanto al centro della palpebra, qui. È bianca ma diventa trasparente una volta applicata sull'occhio, e se la picchiettate bene, non l'andate a stendere, non va a smuovere l'ombretto che avete applicato dopo. Ok, la lasciamo asciugare per 10 secondi e poi prendiamo l'ombretto luminoso, che è uno degli Eyes to Kill Stellar nella colorazione Halo. L'ho preso grazie a voi, perché me l'avete consigliato in tantissimi.
lo voglio applicare con il pennello numero 12, questo qui, che è un tipo di pennello che io adoro per applicare gli ombretti sulla palpebra senza perdere il pigmento, e soprattutto con quelli luminosi questo pennello permette di prestare la formula, non di farla svolazzare, e quindi non abbiamo neanche il fallout. Questo è un bronzo taupe bellissimo, guardate qua che meraviglia, con Groundwork sta da Dio, questa combo è pazzesca, i due ombretti stanno benissimo insieme, veramente benissimo, spero che possiate vederlo, non ho una gran luce oggi, però spero che possiate vederlo, stupendi. Ne prendo un altro po' e lo applico di là. E il primer di NYX vi assicuro che vi aiuterà a tenere l'ombretto luminoso, questo o qualunque altro, in posa per tutto il giorno senza il minimo problema. Stupendo. Devo comprarne altri di questi Eyes to Kill Stellar. Ho puntato il 3 e il 4, le colorazioni 3 e 4. E al prossimo ordine su Look Fantastic me le prendo, utilizzo anch'io il mio sconto e niente, quindi le prenderò sicuramente, sono un po' più dorate e bronzo. Poi con un altro pennello da sfumatura, ma piccolissimo, questo è il 21, guardate che piccolo pennello da sfumatura, questo è perfetto per le zone di precisione. Prendo questa palette di Urban Decay, questa è la Born to Run, prendo la tonalità Weekender, che è un color caffè latte matte, e lo vado semplicemente a sfumare qui soltanto per dare un po' di intensità alla palpebra inferiore. Ottimo, ci siamo. Poi con la matita NARS Mulholland Drive, sì, Mulholland Drive, questo è un bronzo caldo bellissimo, vado a delineare leggermente qui la palpebra, l'esterno della palpebra superiore, e fare un abbozzo di codina, vedete, una cosa proprio, un'ombreggiatura più che una coda vera e propria, per allungare un po' l'occhio. E con un pennello come questo, che è il numero 18, un po' più grande di quello che abbiamo usato sulla rima inferiore, vado a sfumare e allungare verso l'alto il colore. Voilà, semplicemente, una cosa molto molto easy. Mascara MAC Stack, sto ancora cercando di capire, di studiare questo mascara, perché mi piace l'effetto appena applicato, però mi sembra che mi si volatilizzi dalle ciglia. Perfetto secondo me più per la definizione che per il volume. Voilà, e terminiamo con le labbra. Voglio utilizzare un rossetto di MAC, che è tra i pochissimi rossetti di MAC che mi sono rimasti, perché la maggior parte li ho dati via, anche quelli cult, perché non li utilizzavo più, ma questo qui è Dawn to an Art, non penso che sia particolarmente famoso, è un rossetto matte ma è un color nude con una punta di pesca, una punta di rosa, secondo me è perfetto per la primavera, io adoro utilizzarlo in primavera, dà un velo di colore ma non sbatte neanche se siete ancora pallide, insomma, se avete la carnagione ancora chiara. Utilizzo il pennello numero 16 per l'applicazione del rossetto, lo prelevo qui direttamente, così, direttamente dallo stick, e lo applico. Vedete che è un po' vivace ma non sbatte con la carnagione, è un colore secondo me unico, non ho mai trovato niente del genere. E voilà ragazzi, questo è il look finito. Io devo dire che ho appena perso 5 minuti a guardarmi allo specchio, anche la luce naturale. Mi piace tantissimo il risultato finale. Sono tutti prodotti che conosco, amo e insomma che ho già avuto modo di apprezzare. E proprio per questo ho voluto usarli in questo video, perché volevo testare al 100% i pennelli, non i prodotti, e quando so che il prodotto per me funziona e performa molto bene, in questo modo posso isolare, diciamo, il pennello e capire se mi permette di ottenere il meglio dai prodotti che voglio utilizzare. Devo dire assolutamente che sì, che questo è
è il caso. Sono davvero molto colpita da questo set di pennelli a seguito di questo primo utilizzo. Ne abbiamo usati abbastanza, pur avendo fatto quelli qua, questi sono tutti quelli utilizzati, più o meno la metà, nonostante abbiamo insomma realizzato un look piuttosto easy e tranquillo. Però devo dire che sono rimasta veramente molto colpita e io sono estremamente estremamente puntigliosa con i pennelli, perché sapete ne possiedo tanti, ma quelli che utilizzo sono sempre gli stessi, quindi sono piuttosto esigente anche lì. Quindi sicuramente il kit Spectrum e Katie Jane per me è assolutamente approvato dopo questo primo utilizzo. Ovviamente continuerò a testare i pennelli e vi farò sapere, però per il momento, per quanto mi riguarda, è sicuramente un ottimo kit completo, perché ho trovato tutti i pennelli che potessero fare al caso mio per realizzare questo, che è uno dei miei classici make up, e trovo effettivamente che molte forme siano davvero versatili e poliedriche, quindi questo è sicuramente un punto a suo vantaggio. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate qui sotto un bel pollicione e fateci sapere se avete provato anche voi questi pennelli, che cosa ne pensate, se vorreste provarli, insomma se avete qualunque dubbio, consiglio, domanda, non dovete far altro che lasciare un commento qui sotto. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone qui con la mia faccia. Vi mando un bacione grande e noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video. Ciao!